Oh, dove cavolo ci troviamo? Alina! Ragazzi, ciao a tutti! Non riesco a capire cosa stia succedendo! Ho qui in mano un'altra carta! Qui intorno a me ci sono tante persone con vestiti molto strani! Com'è possibile? Qui c'è il Let's Play! Dove sono? Chi sono tutte queste persone? Ragazzi, ho trovato altre schede come questa dappertutto! Non so, ci sono cerchi, triangoli e cose del genere. Non studio geometria alla prima media, non so. Credo di averli già visti da qualche parte. Sono contenta che almeno siamo tutti insieme. Deve essere successo perché abbiamo chiamato questo numero. Anche a voi è stato offerto del denaro sporco qui e adesso. Sì, pensavo fosse semplice spam, mi capita sempre. Ci sei di nuovo indebitato, eh? No! Oh! Saluti a voi, amici! Wow, 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 wow! Chi è questo, ragazzi? Chi è? E congratulazioni! Voi siete 15 fortunati che parteciperanno allo Squid Game! Che diavolo sarebbe questo Squid Game? Che è sta roba? Il nome è super strano! Non lo so, non ho mai giocato a Squid Game! Non saprei! Beh, abbiamo chiamato quel numero! Ci è stato offerto del denaro! Forse ha a che fare con i soldi! È un gioco! Adoro i giochi, quindi io giocherò! Quindi penserete che giocheremo per soldi? Penso di sì. Di solito le challenge funzionano così. E se gli altri avessero già giocato a Squid Game? Noi non ci abbiamo mai giocato, perderemo. Oh, calma, se abbiamo affrontato tante sfide come squadra, sicuramente lo capiremo. Sì, lo abbiamo già capito questo. Gioco del calamaro? Il calamaro è un mollusco. Forse intendono le freccette. Mi sembra di capire che ci sia una sorta di sfida. Credo che abbiamo già iniziato. C'è un numero qui. Tu l'hai chiamato? No. Io l'ho chiamato. Ognuno di voi ha queste carte. Ciò significa che siete diventati partecipanti del nostro gioco. Dovete competere per un'enorme somma di denaro. 1 milione di euro. Vi aspettano molte sfide divertenti e interessanti. Chi non le supera è fuori. Distribuisci questi. Mettetevi nuove forze. Grazie. In genere preferisco patatine a colazione. Ci sarà del latte. È almeno di 2 giorni fa. Almeno non è pappa di avena. Oh, qualcuno può darmi un panino? Sono qui, prendetelo per me. Prendi. Ah, oh, bella lì. Grazie mille, gentilissimo. Fermati! Pensa se è avvelenato. Te l'ho detto. Hanno messo qualcosa nel cibo! Cosa c'è qui dentro? Cavolo, aspettate, c'è... Ragazzi, c'è il pulsante rosso con scritto iscriviti nel panino! Sicuramente la cosa meno buona da mettere in un panino! Cavoli, ragazzi, ho fame! Non so neanche quanto tempo ho dormito qui! Sto morendo di fame! Quindi vorrei avere un pasto come si deve! Proprio come quei ragazzi! Hanno dei panini freschi! Mentre io, guardate, aveva il pulsante rosso! Ma sapete una cosa? Potete aiutarmi e far sì che questo pulsante diventi buono. Sapete come fare? Basta andare sotto il video, trovare il pulsante rosso di iscrizione, fare clic su di esso e diventerà un delizioso pulsante grigio. Avanti su, premete! Forza, premete subito il pulsante iscriverti. Wow! Adesso sì che è diverso. Grazie spettatori, grazie di cuore. Ora Bruno almeno mangia. Ora sì che posso riprendere le forze. E quindi ne avete abbastanza? Ora possiamo iniziare a giocare. Ognuno di voi ha un numero sul petto. Si mettono in fila dal numero 1 a 15. Oh, ho 200. Ah no, al contrario, ho 002. E io 5. Ho 7. Safe, e tu quale hai? Io 00. E qual è questo numero, Pasha? 6, quasi 007, ma non c'è la gente. Va bene, io sono andiamo, gente. Andiamo, in fila. Va bene, dai, andiamo allora. Cavolo. Bruno, cos'è questo? Safik! Cosa? Dai, vieni qui! Ragazzi, dove cavolo siete là? Ma ci farà mettere nei guai. Perché stai gridando? Forse chi lo dirà per primo lo otterrà? Ah, sì? Safik, quando ci lasceranno andare? Beh, forse chi arriva a casa per primo vince. E che? Ho cose da fare di sera. Non si hanno portato via l'orologio? È incollato, dopo lo scherzo che mi ha fatto Artyom. E tu invece l'hai incollato a me? Ho cola gozzi e ho ugola. Benvenuti alla prima sfida. Avete 1 minuto e mezzo per attraversare questa linea. Ci sarà la bambina di spalle che canta una canzone.
Non appena finisce di cantare, ognuno di voi deve fermarsi e rimanere immobile. Chi non lo fa è fuori dal gioco. Ascolta, Safik, preferisco andare a casa prima. Allora, perché non perdiamo subito e così possiamo andare a casa? Il gioco è abbastanza semplice, quindi è possibile vincere. Quindi facciamo una partita veloce, vinciamo e poi basta. E andiamo a casa. Allora, proviamo a giocare. E se non funziona, ce la squagliamo e torniamo a casa. Sì, è solo un gioco. Artyom, se succede qualcosa, allora perdiamo in fretta. Ascolta, io e il mio nuovo amico abbiamo parlato di cosa diavolo sia. Diamo quindi prima un'occhiata e poi decideremo cosa fare. Sì, fratello? Penso che possiamo farcela insieme, amico. Raga, ma che dite? Che senso ha filarcela prima? C'è un'intera palla di soldi laggiù. Probabilmente un intero milione. E se la mia vista non mi inganna? Là ci sono veramente dei soldi. Ascolta, Pasha ha proprio ragione. Si può provare a combattere e vincere. E voi cavolo già vi eravate arresi. Beh, in ogni caso andrà come andrà. Vedremo strada facendo come andranno le cose. Sono d'accordo. Bene, il gioco è iniziato. O cola gozi e o ufola. Il numero 8 è fuori. O cola gozi e o ufola. A muovermi? E tu volevi perdere subito, ora perdi. E invece adesso penso che sia molto meglio non perdere qui. Sinceramente, ragazzi, è da un po' che mi sono fatto la pipì addosso. O cola gozi e da ufola. E il numero 11 è fuori. Lui mi ha spinto. O cola gozi e da ufola. Grazie, Bruno. Ascolta, non possiamo assolutamente perdere. O cola gozi e da ufola. I numeri 4 e 15 sono fuori. Ragazzi, sono rimasto per ultimo io. Non so se riuscirò a farcela o meno. O cola gozi e o ufola. Sappi, corra, ce l'abbiamo fatta! Nostro milione! Perché mi hai portato qui? Accidenti, guarda, l'ha rimasto Artyom! Ragazzi, che cavolo! Mi è rimasto solo un pochettino. Il tipo davanti a me sta su una gamba. Sta resistendo a malapena. O cola gozi e o ufola. Non farlo più, ok? Guarda, 1, 2, 3, 4. 4 sono usciti. Numero 4, ciao. Ragazzi, era un tipo ok quello. Penso che sia reale per davvero. Lo stanno mettendo in una specie di scatola nera e ovviamente non lo manderanno a casa. La scatola sembra un regalo. Non voglio essere quel regalo. Ok, allora, adesso noi giocheremo come si deve giocare. E ormai neanche per vincere un milione, ma per riuscire a tornare a casa sulle nostre gambe. Quando ho chiamato questo numero, non avevo idea di come sarebbe andata a finire questa storia. Non pensavo che avrebbero ammazzato delle persone. Aline, ascolta, hai capito? Arriveremo alla fine tutti insieme. Prenderemo il maledettissimo premio e ne avremo 100.000 a testa e andremo a casa. E se non vivessimo tutti fino alla fine, come Lioka, lui, Pife e via, come faremo? Non capisco. Non c'è altro da fare, dobbiamo giocare. E voi che cosa ne pensate, eh? Perché state zitti, eh? Tu, che cosa pensi tu? È un peccato che le persone siano morte, ma noi giocheremo. Aspettiamo il prossimo gioco. E andiamo fino in fondo. Va bene. Congratulazioni per aver vinto e superato la prima sfida. Ora passiamo alla prossima.
Ok, andiamo. Forza, mettiamoci in fila tutti. Ascolta, qual è la sfida in arrivo? Non si capisce. Non si tratterà certo di baseball o di calcio. Sicuramente non sarà calcio, Saifek. Ragazzi, spero che questa sia dama. Io sono bravissimo a dama. Quindi avete 5 minuti di tempo per ritagliare la figura incisa sul biscotto che troverete. Potete utilizzare l'ago del vostro kit per incidere con cura la vostra figura. Il concorrente la cui figura si romperà è fuori dal gioco. Bene, iniziamo! Uno alla volta andate al tavolo e prendete il vostro barattolo. Oh, meno male, un cerchio. Ah, spero che ora mi esca qualcosa di semplice. Sono tutti così deliziosi. Oh, prendo questo. Oh, ragazzi, un cerchio! Sarà più facile da ritagliare. Bene, bene! Ecco, bisogna scegliere il pezzo più semplice possibile, perché sarebbe un peccato uscire dopo la seconda sfida. Triangolo, ragazzi! Va bene, andiamo, Saffi! Prenderò quello più vicino e spero di essere fortunato. Saifek, cosa c'è dentro? Alina, ho una stella. Puoi farcela, hai una stella perché sei la nostra stellina. Cavolo, questa è la più difficile. Ragazzi, adesso scelgo un biscotto, ma vi do la possibilità di indovinare cosa avrò. Quale forma? Vediamo, triangolo, cerchio o stella? Allora scelgo questo biscotto. E avete il tempo di indovinare cosa c'è dentro. Vado, e voi scrivete nei commenti. Mi è capitato il quadrato. Adesso bisogna portarlo, piano piano. Amici, voi che figure avete? Non so, credo di avere una figura piuttosto semplice, ma comunque non l'ho mai fatta prima, quindi potrei perdere. Bruno, un cerchio è il più facile. Pasha, dammi l'ago, fammi provare a sollevarlo questo, sei proprio incollato. Certo, dolce, caramellizzato. Ok, 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 Pasha. Ragazze, io ho ottenuto un triangolo e a chi ha indovinato metterò mi piace nei commenti. E comunque ragazze, basta parlare, è ora di agire. Ragazzi, la stella è la cosa più difficile che ci sia. Che gioco! Credo che stia funzionando. Guardate, ho fatto un buco da parte a parte. Ragazzi, mi si sta rompendo il biscotto. Beh, almeno si è fatta una crepa lungo il bordo. Vedete, ragazzi, è andata. Vedete, ragazzi, sta funzionando. Artyom, proviamo a leccarlo. Guardate che cosa è scogitato. Ci vado con la lingua. Proviamo così. Forse possiamo provare a romperlo direttamente con le mani senza bisogno del lago. Io ho quasi fatto. Vabbè, io so già da solo come si fa. Che cosa hai fatto? L'hai rotto! L'ha ucciso! L'ha ucciso! Ragazzi, state calmi, perché se iniziamo a innervosirci le mani cominceranno a tremare e purtroppo allora perderemo con certezza. Ragazzi, ho una metà rotta, ma resiste ancora. Dobbiamo fare fino in fondo, Saffik. È ancora intera, penso di poterci riuscire senza danni. Oh, mi è riuscito! Tutto in cornice, per così dire, in forma. Ecco, signor Triangolo, ho ricevuto questa medaglia, va bene? Oh, ok, ecco fatto, è andata bene, almeno qui non mi spareranno. Andiamo ragazzi, vi aspetto lì, vicino al letto. Pasha è davvero forte, visto come ha finito per primo? Wow, fantastico. Ragazze, ho deciso che è meglio non tagliare intorno. Mi limiterò a addestrare la figura e basta, così. Guardate qua, un altro pezzo si è staccato. Ah, guardate, non è rimasto molto. Beh, un po' di più della metà, ma finora ha funzionato. Ragazzi, bisogna fare molta attenzione. Saffik! Il mio posto! Il mio posto! Guarda! Il quadrato è ancora intero! Saffik! Saffik! Dio, Artyom! Hanno appena ucciso Saffik! Dobbiamo andare a casa! Ritaglia quindi tu quadrato in modo corretto! C'è ancora tempo sul timer! Rimasto ancora tempo sul timer lassù!
Brava, dammi 5. Pow! Ehi, triangolo, guarda qui. Buona fortuna, ragazzi, io vado. Mi manca ancora una striscia e vivrò. E tu devi sopravvivere, capito? Ancora meno uno. Accidenti. Ma so esattamente che cosa devo fare qua. Ecco, su. Dai, 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 forza. Dai, triangolo, vorrei aver studiato geometria a scuola. Adesso saprei come ritagliarli. Puoi andare. Bruno, mordilo, fai attenzione. Sei riuscito a ritagliare già tutto qui. Sì! Mi dispiace, Safik. Senti, Safik davvero era un buon amico, vero? Beh, sì. Forza, esci, esci subito. Io tornerò presto. Spero. Ecco, ne rimane solo un pochino qui. Ragazzi, questo è l'onore di Safik. Non mi posso permettere di perdere, ecco. Oh, ecco, vedi il triangolo? Il mio uguale a quello che hai sulla fronte. Vai. Safik. Safik, lo prenderemo con noi. Ehi, cosa avete intenzione di fare? Ehi, amico, cosa faranno adesso? Guarda. Ehi, ehi, dove andate? Safik, Safik, mi senti? Safik, Safik qui è una mollica. Accidenti, avete intenzione di portarlo via così, col biscotto? Ehi, ehi, lasciate andare il mio amico, Safik, ehi. Voi, voi siete solo dei mostri. E che cosa poi fate voi tutti qua? Dannazione. Quindi, amici, che cosa è successo a Safik? Siete venuti tutti qui senza di lui? L'hanno messo davanti a me in quella maledetta scatola nera e... l'hanno portato via da qualche parte. Non Safik! Pure qualcuno di noi potrebbe finire così! Ma no! Alina, non preoccuparti! Bruno, Pashka, io e te ne usciremo vivi e ci divideremo tutti quei soldi! Basta! Se il gioco prevedesse che solo una persona può uscire viva da qui e quindi il resto di noi è fregato, che cosa facciamo? È ridicolo quello che stai dicendo! Ma no, non bisogna neanche pensare a questo! Siamo sempre meno e meno, non so più cosa pensare! Prima Lioka, poi Safik! Non sopravvivrò alla perdita di un altro amico! Proviamo a scappare? No, no, sono di nuovo qui! È stato lui a parlare della fuga! Nessuno l'ha detto! Di questo ne parliamo dopo! Sei serio? Come avrete già notato, non è un gioco semplicissimo! Non è vero? Siete rimasti in pochi! Mi congratulo con voi per aver superato la prova, ma il gioco continua. Io non ce la lascerò morire, Bruno, quindi devi stare con me. Io starò proprio accanto a te. Senti, pensi che ci sarà il calcio tra le sfide di Squid Game? Non credo. Safik amava il calcio. Mi raccontava di un... com'era? Ah sì, il colpo di testa per fare gol. Gli piaceva anche il gioco della dama. Spero che solo non ci sia proprio la dama. In che senso speri che non ci sia? Probabilmente non ci sarà. Ora... vi dividerete in due squadre di due persone ciascuna e tirerete questa corda. Vincerà la squadra che riuscirà a tirare la corda il più possibile a sé. E i partecipanti che supereranno questi cubi saranno fuori dal gioco. Dividetevi squadre. Qui bisogna trovare qualcuno di forte. Facciamo una squadra! Ma te sei mai andata in palestra? Io sono più forte di te, ma che domande sono? Ho trovato un compagno, ragazzi, andrà tutto bene. Io sono rimasta da solo senza compagno. Assieme li batteremo. Pensi che mi hai preso? Pensavo che nessuno avrebbe scelto la ragazza. Sono molto forte. Sei così forte, certo. Dai, io Bruno sono più forte di te, lo sai benissimo. Perché fai queste domande? Vediamo, allora, colpiscimi qui gli addominali. Oh! Ok, la forza c'è, va bene, sono con Alina. E io per Safik ho trovato un sostituto. Ehi, ciao Safik. Ciao. 1, 2, 3, 4, 5. Anch'io mi sono fatto un compagno nuovo. Vi distruggeremo tutti. Pash, che cosa combini? Perché non sei nella nostra squadra? Sei fuori. Senti, questo ha bisogno di essere nutrito. Abbiamo pochi soldi e io voglio un sacco di soldi. Abbiamo le stesse idee al riguardo. Quindi stai dicendo che hai abbandonato la nostra squadra per fare più soldi solo per raggiungere i tuoi scopi egoisti?
egoistici! Ti dico di più, lui ha abbandonato Artyom! Sì, dagli una sberla, Alina, dai! Vai! Non toccatelo, è con me! Ehi, che problemi hai? Giochi contro il tuo amico! È venuto prima lui, no? Allontanati da lui! Sì, sì! Non siamo più amici! Combatteremo fino all'ultimo sangue! Ehi, fai sul serio? Tu hai intenzione di uccidere i tuoi compagni di squadra! Qui c'è in gioco la vita! Se non morirete voi, moriremo noi! Basta, smettetela! Le prime due coppie si avvicinano alla corda! Cominciamo! Non riesco a guardare! Oh, maledizione! Sono rimasti interi! Ah, li avete proprio uccisi! Che cosa state facendo? Perché? Non posso guardare! Alina, noi siamo i prossimi. Io ho un piano, ma te ne parlerò dopo. E ora la prossima coppia. Bruna, la mia tazzica, togliamoci le pantofole. Toglile, toglile, sono scivolose. Quindi via, eh. Poi tiriamo, diamo un po' di corda e poi... Solo bisogna seguire il ritmo. Andiamo, va bene, proviamo. Maledizione, Pasha! È stata la tua scelta, capito? Dai, su, afferra la corda. Hai già perso, saresti dovuto essere con Artyom. Pasha, non te la prendere, li batteremo. Sì, ok, adesso vi facciamo vedere noi, capito? Questo qui, fate attenzione, assicuratevi che non barino, ok? Cominciamo! Ha funzionato! Non me l'aspettavo! Ma quando pare viviamo ancora! No! No! Pasha! Pasha non tornerà. Ha scelto lui stesso questa strada. È colpa sua! L'importante è che Artyom sia rimasto. È un amico fedele. Spesso cominceranno i nuovi giochi. Eccoci al nuovo gioco! Quali sono le regole? Perché ci sono delle scatole qui? Devono esserci degli strumenti lì dentro! Forse apriremo cassaforte con questi strumenti! Ehi, se ci fosse dentro un airbag? Non hai visto quello scherzo nei trend? In realtà mi ricordo qualcosa, eh? C'è stato qualcosa del genere? No, non assomiglia a niente! È la prima volta che lo vedo! Va bene, vai quadrato, vai! Dici, quali sono le regole? Davanti a voi ci sono 20 scatole! Dovete percorrere l'intera distanza scegliendo ogni volta una delle due scatole. Coloro che supereranno l'intero percorso senza fallire passeranno alla fase successiva. Chi fallisce è fuori dal gioco. Ora correte verso il tavolo e scegliete un numero con cui si deciderà chi comincia la prova. Ragazzi, quindi chi va per primo è più probabile che muoia. Io voglio essere la prima a scegliere il numero. Ma sei fuori di testa. Ma che fuori di testa? Questa è l'idea più sensata tra le possibili. Oh, niente, è andata. Sta per scegliere. E la tua migliore amica con cui vivi? Davvero non ti interessa? È la tua coinquilina. Dai, su, prendiamo le carte e mettiamoci in piedi. Nell'ordine in cui ci ritroveremo. Vai, tu sei il primo, vai, salta. Ma sembra che sei il primo. Io sono penultimo, Artyom. Posso rifare tutto quello che fa lui e non correre rischi inutili. Vai avanti, è così. È come se tu avessi una vita aggiuntiva dopo di lui. Sì. Io ne ho tre a quanto pare. Quindi siamo per te solo delle vite aggiuntive. No, non voglio pensarla così. Mamma mia, è fantastico. Usciremo tutti insieme e divideremo tutti i soldi insieme come degli amici. Artyom, fai attenzione, stai per cadere e perdere. Ci sono ragazzi. Rispetto, ok, io sono il prossimo. Avanti. Andiamo. Che cosa stai lì e pensi così tanto? Salta, forza.
Ascolta, cosa? Vuoi tornare indietro? Vai, sei tu il prossimo! Forza, Artyom, uno dopo l'altro in fila. No, io non vado al prossimo, ti dico, non vado al prossimo! Artyom, non sono rimaste molte scatole ancora. Ok, va bene. Poi lui è saltato su quella scatola e invece bisogna saltare su questa scatola. Non ti servono più, fratello. Artyom, hai il 50% di possibilità, quasi nessuna chance. Sei sicuro di voler continuare? Va bene, Bruno. Solo per te! Cosa intendi per me? Tu! Oh, Artyom! Artyom! Ora sono io il primo. Ho aperto così tante scatole! Su quale posso andare? Sinistra, poi destra, poi ancora sinistra! Concentrati! Dannazione, Artyom, perché l'hai fatto? La prendo, ho anch'io solo una ciabatta. Adesso a sinistra! Sì, a sinistra! A sinistra! E poi di nuovo a sinistra! Sì, lo vedo! Forza, seguimi! Arrivo! Ecco, ora probabilmente di qui. E dopo come? Aspetta, aspetta, aspetta! Lasciami venire da te, ho bisogno d'aiuto, in modo che... Così tienimi! Cosa pensi di fare, Aline? Reggimi! Così mi appoggio su quella! Sembra essere vuota. Non c'è nulla, ce l'abbiamo. Deve essere questa. Provo adesso, aspetta. Ti tengo io! No, è vuota! Ah, no! Ti tengo! Voi ancora non sparate, siamo ancora in gioco! Su! Di nuovo verso di me! A lui sono rimaste le migliori ciabatte! Questa o quella? Destra! Destra! Oh, indovinato! Sì! Dai, scendiamo! Oppa! Oppa, siamo arrivati! Siamo arrivati alla fine! Ora possiamo prendere quella palla finalmente e tornare a casa! È la fine! No! Solo uno di voi vincerà! È il momento della sfida finale! Che significa solo uno di noi? Aline, ci si può arrendere? Io! Mi arrendo io! No, no, non si può, non è giusto giocare così, ti farai ammazzare! Uno di noi dovrà comunque morire, preferisco essere io! No, non dire così, giocheremo bene, chi muore, muore, e smettiamolo di fare l'eroe dove non serve! Promettetemi solo che giocheremo pulito! Certo che sì! Senza barrare. Su, andiamo! Diamo inizio a questa sfida! Adesso la sfida finale. Ora scegliete una busta a testa. Il vostro compito è quello di rovesciare la busta del vostro avversario, colpendola con la vostra. Chi ci riesce vince. Decidiamo a carta, forbice, pietra, chi va per primo. Va bene. Pietra! Tu per prima. Bene, allora io. Ora giochiamo pulito. Sì, certo. Dai, su, gira. Merda. Quasi girato. Allora io. Dannazione. Ma è davvero possibile girarli? O avete intenzione di torturarci fino alla morte? Va bene. Dannazione. Ma perché non funziona? Non vuole che funzioni. Accidenti. Sempre quasi, quasi! Sì, come per tutta la vita! Girala, dai! Capovolgi questa busta! Io lo farei se potessi! Ma cos'è questo? Dove lo portate? Ragazzi,